Benvenuti all'edizione del mattino di Calabria News 24 in forma. Ci sono anche due squadre di 9 unità del soccorso alpino Calabria in Abruzzo, regione colpita dalle abbondanti nevicate di questi giorni. Gli uomini del soccorso alpino calabrese stanno operando da 2 giorni tra le montagne del Teramano. Noi siamo riusciti a sentire telefonicamente il presidente Luca Franzese. In Abruzzo, la regione che in questi giorni è colpita dal maltempo con abbondanti nevicate, sono giunti dalla Calabria 2 squadre di 9 unità del soccorso alpino Calabria. Noi siamo riusciti a sentire telefonicamente il presidente Luca Franzese, che con gli altri colleghi sta operando da circa 2 giorni tra le montagne del Teramano. Allora, a noi ci è stato affidato il compito di sostituire, di dare il cambio al soccorso alpino, alle 3 squadre del soccorso alpino della Lombardia, presso il COC di Montorio al Vomano, che è praticamente nell'entroterra del Teramano, in montagna. Ecco, qual è la situazione, che situazione vi siete trovati appena giunti sul posto? Allora, la situazione sotto aspetto della neve sta migliorando, nel senso che dopo tanti giorni, sono riusciti finalmente a liberare molte contrade. Noi, quando siamo arrivati domenica sera, qui c'erano tantissime ancora contrade che erano isolate, contrade e frazioni che qui sono veramente numerosissime, e c'era tantissima gente che era isolata da 2 metri di neve, senza energia elettrica e senza assoluta copertura telefonica. Copertura telefonica GSM, cioè i cellulari non funzionavano, e hanno, anche per noi siamo arrivati qui al comune e funzionavano solo i telefoni via cavo. Quante persone avete soccorso? Ma no, tante. Noi in questi 2 giorni e mezzo abbiamo fatto oltre 20 interventi di soccorso, e proprio pochi minuti fa abbiamo finalmente evacuato 2 signori molto anziani, 2 fratelli, un fratello e una sorella presente di 90 e 94 anni, che erano bloccati da 7 giorni in una stazione in montagna con 2 metri e mezzo di neve, e che presente la prefettura di Teramo ha cercato in tutti i modi di evacuare con elicotteri, con tanti mezzi, ma alla fine non c'è mai riuscita, anche perché l'età dei signori, e la signora era anche un po' allettata, dunque era praticamente impossibile. Il soccorso alpino in questi giorni, il soccorso alpino della Lombardia, è riuscito ad arrivarci dopo ore e ore di sci alpinismo per portare l'insulina e i medicinali, e poi noi come squadra, come soccorso alpino Calabria, siamo riusciti oggi pomeriggio ad evacuare attraverso con la barella un toboga, consegnando finalmente a un'autoambulanza i 2 signori anziani. Un uomo di 45 anni a Riace, in provincia di Reggio Calabria, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in prossimità della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno già avviato le indagini su quanto avvenuto ieri sera riguardo al movente, soprattutto in considerazione del fatto che la vittima era incensurata e pare non fosse vicina ad ambienti criminali. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Approvato il progetto di legge disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità in prima lettura il progetto di legge disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico e archeologico, una legge che ha la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, e definisce un primo elenco di tratte ferroviarie da valorizzare e le classifica come tratte ad uso turistico, e tra queste è stata inserita anche la ferrovia Silana nell'intero tratto da Cosenza a San Giovanni in Fiore. Ce ne ha parlato l'onorevole Bruno Bossio del Partito Democratico in un'intervista telefonica.
È una proposta di legge che in verità è stata presentata fin dall'inizio della legislatura dall'onorevole Iacono, poi l'abbiamo discussa ampiamente e anche molto modificata anche in commissione trasporti, ma l'esigenza a un certo punto è diventata sempre più quella di dare un quadro normativo, certo anche in Italia come negli altri paesi, sulla definizione e istituzione delle ferrovie turistiche. Le scelte possono essere diverse, o la riattivazione di ferrovie, soprattutto all'interno di certi paesaggi incontaminati, come per esempio il treno della Sila in Calabria, oppure rispetto anche a realtà, diciamo, forti dal punto di vista culturale o archeologico industriale. Oppure quando c'è una dismissione molto antica, possono trasformarsi in realtà dove c'è la cosiddetta mobilità dolce, con percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo o in altre forme. Quindi sta dentro questo ragionamento degli attrattori turistici culturali da una parte, ma anche dentro un progetto di cura del ferro verso un modello di sviluppo ecosostenibile. Politiche per il Sud e per l'Europa. Ha parlato soprattutto di questi temi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenuto alle celebrazioni per festeggiare i 90 anni di Confindustria Cosenza. La visita del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione del 90° anniversario della nascita di Confindustria Cosenza, è stata l'occasione per discutere di quanto accade o potrebbe accadere a livello economico. Non sono mancate ovviamente riflessioni sullo sviluppo di un mezzogiorno che deve sviluppare le proprie potenzialità e dei provvedimenti che in tal senso occorre intraprendere. Intensificare il credito d'imposta al mezzogiorno, perché come abbiamo più volte detto, il mezzogiorno deve e può diventare un laboratorio di attrazione di investimenti nel Paese. Potenziare questa misura significa inserirci in una dimensione di fattori premiante per gli investimenti privati nel Mezzogiorno e il secondo grande livello è una questione semplificazione che deve partire dal Mezzogiorno con delle task force dei nostri presidenti regionali che possano semplificare la vita delle imprese in un momento particolare che il Paese sta vivendo. Dal Mezzogiorno all'Europa e a quelle che possono essere le ripercussioni delle politiche annunciate da Trump. Dobbiamo stare attenti perché a questo punto va riconsiderata una risposta europea. Ricordiamo che l'Europa è il mercato più ricco del mondo e chiaramente di fronte a politiche neoprotezionistiche di altri dobbiamo rispondere rispetto a essere prima l'America, come dice Trump, prima l'Europa, come dice o dovrebbe dire l'Europa. Però questo significa rispondere a quelle politiche in termini europei e non in termini nazionali. Se rispetto alle politiche americane pensiamo di rispondere con politiche nazionalistiche, facciamo un errore madornale. Alle celebrazioni per i 90 anni di Confindustria Cosenza ha preso parte anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Ascoltiamo le sue impressioni. Confindustria Cosenza è un'organizzazione che ha una storia ed è un'organizzazione che è rappresentativa di un mondo imprenditoriale che in Calabria è stato all'avanguardia, è stato espressione di dinamismo, di crescita e di crescita soprattutto della cultura dell'impresa. Soprattutto in questa parte della Calabria Confindustria ha dato un contributo perché attraverso l'associazionismo degli imprenditori potesse affermarsi e crescere una cultura dell'impresa in Calabria. I 90 anni di Confindustria, quindi sono 90 anni di una storia ricca di apporti, di contributi che si innervano appunto con un percorso di crescita della nostra regione. La Calabria non è quella di 90, né di 40, né di 15-20 anni fa. La Calabria è cambiata, naturalmente con tante difficoltà perché rispetto al resto del paese permane un gap molto, molto, molto duro che bisogna superare. Noi ci stiamo impegnando in questa direzione perché sia sul fronte della crescita che sul fronte dell'occupazione e della inclusione sociale si possa recuperare e si possa recuperare rapidamente. E per questa edizione è tutto. Io vi aspetto alle 14:30 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A più tardi.